Il Movimento 5 Stelle, come ormai tutti sanno, ha presentato la proposta di legge che recepisce la volontà dei cittadini espressa nel referendum. La cosa che bisogna evidenziare è che i cittadini si sono espressi sia dei comuni di Spoltore, di Montesilvano che di Pescara per la fusione dei tre comuni. Un nuovo comune permetterebbe il rilancio non solo delle tre cittadine, ma il rilancio dell'intera regione perché il governo centrale, diciamo, sta spogliando l'Abruzzo delle principali istituzioni e centri decisionali, trasferendoli verso il comune di Ancona e il comune di Bari. E per quanto riguarda l'iter, come sapete, è arenato in commissione, la maggioranza si rifiuta di discuterla, sostanzialmente finora ha boicottato l'esito referendario. Noi del Movimento 5 Stelle abbiamo chiamato, l'invitiamo in commissione per definire e diciamo, rifinire la proposta di legge, dopodiché bisogna procedere con la votazione, approvarla e quindi da lì in poi partirà l'iter, diciamo, per definire tutti i punti in modo dettagliato della fusione dei tre comuni. Ma secondo lei perché questi rallentamenti da parte della maggioranza? Secondo me i rallentamenti io posso supporre che sono esclusivamente per mantenere lo status quo. La proposta di fusione garantirebbe numerosi vantaggi. Il primo, per esempio, è il taglio di 100 poltrone politiche, quindi di consigli e consiglieri, assessori, staff, eccetera, che stanno lì non potendo decidere sul nulla. Andiamo ormai, diciamo, i confini come dice anche il sindaco di Firenze, Nardella, che si sta prodigando per la grande Firenze, ormai siamo sui confini dell'Ottocento, è un paradosso mantenerli. Bisogna guardare oltre, è un progetto di presente, soprattutto di futuro per i prossimi 100 anni, ma soprattutto voglio ricordare che c'è la volontà dei cittadini che è stata espressa in modo inequivocabile e attualmente questa maggioranza e la giunta la stanno violentando.